Ciao, sono Luigi Cocchetti, direttore generale della Pedretti Serramenti. Vi aspettiamo tutti numerosi nel nostro showroom di Andine Gaiano e di Curno. Poco meno di 300 piloti, una giornata baciata dal sole, rumore motori e tanto spettacolo. Questi gli ingredienti dell'evento motoristico che domenica 27 settembre ha infiammato la sponda bergamasca della Valle Camonica. Le categorie top class, senior, junior, cadetti, codice, lady, ospite e territoriali si sono infatti date battaglia nella cava di Rogno, ma in particolare a Costa Volpino, in occasione del campionato regionale di enduro. Un evento svoltosi sotto la regia organizzativa del Motoclub Costa Volpino, coordinato dal presidente Giancarlo Carrara. Purtroppo quest'anno, con la scusa del Covid, abbiamo avuto difficoltà un po' in tutto, perché ci sono state un sacco di problematiche da seguire e da rispettare. Però ce l'abbiamo fatta anche con questa. Ringrazio i comuni di Costa Volpino, di Lovere e di Rogno per i permessi che ci hanno dato per fare questa bella manifestazione. Almeno mi auguro che la ritengano bella, anche perché abbiamo trovato una bella giornata. Questo è un campionato regionale under 23, cadetti e senior. Inoltre ci sono gli ospiti, anche quelli presenti, che quelli fanno parte di tutte le età e di tutte le categorie. Abbiamo 284 iscritti, 282 partenti e andiamo avanti, speriamo tutto in bene, ecco. Sono soddisfatto di come sta andando fino adesso la manifestazione. Quest'anno purtroppo, per un cavillo, per la scusa del coronavirus, non abbiamo più Holcomb, l'inglese che l'anno scorso ci aveva vinto il mondiale e che tuttora è in testa al mondiale. Però abbiamo i nostri, che ne abbiamo nel mini enduro Surini, che ha già vinto il campionato italiano di mini enduro. Abbiamo ancora tre piloti in testa al campionato italiano, però purtroppo quest'anno si è partiti tardi e finirà tardi, perché l'ultima gara addirittura è a metà novembre. Penso che la faranno con le gomme chiodate e con la neve. Tra i risultati da segnalare nell'assoluta il tempo del pilota locale Mirko Spandre, mentre il migliore del campionato è stato il seriano Robert Maranchini, che ha prevalso anche nella top class senior. Francesco Servalli del Motoclub Sebino ha trionfato nella top class, Andrea Ghezza del Costa Volpino ha vinto tra i cadetti, Jarno Pedersoli ancora del Sebino ha prevalso tra gli junior. E poi ancora Cristian Cervetto del Sebino si è rivelato il migliore tra gli junior 300, secondo posto per Martina Riboni del Costa Volpino tra le lady, successo per Alessandro Rizza del Sebino tra gli ospiti, vittorie per Michael Pogni e Daniele Vaira entrambi in Motoclub Sebino, rispettivamente tra i senior 300 e i territoriali 125, mentre Francesco Tengattini del Costa Volpino ha dominato tra i territoriali 450.